Ma tu conosci la differenza tra il pensiero divergente e quello convergente? Il cervello umano ha un peso medio di circa 1300 grammi ed è costituito dai due metà, gli emisferi, che sono collegati dalla corteccia. Il linguaggio è il processo consecutivo del pensiero, la matematica, la logica sono ancorati nell'emisfero sinistro del cervello, mentre la processione visuale e spaziale, le emozioni, la creatività, l'immaginazione, l'arte, la musica sono ancorati nell'emisfero destro. Allora, essere plasmato da un pensiero divergente significa affrontare un argomento o un problema in modo più flessibile, meno sistematico, più sperimentale ed è opposto da quel pensiero convergente. Il pensiero convergente, invece, descrive un modo di pensare più sistematico, più lineare, più logico, per non dire razionale a volte.